Identità di vedute e occasioni di garanzia, indipendentemente poi da chi andrà a vincere, io vorrei accorpare, anche per motivi di tempo, le ultime quattro domande in due blocchi, così completiamo il giro, e fare una premessa. Gli avvocati non hanno proposto questi temi per parlare di sé, hanno proposto questi temi perché ritengono, da cittadini, che l'occasione che li vede impegnati in prima persona possa essere strumento di promozione per la città. Non dimentichiamo, e questo poi rende Aversa particolare, che abbiamo due facoltà universitarie, abbiamo tutti gli uffici pubblici, normalmente nei capoluoghi di provincia, e forse non abbiamo giurisprudenza, perché all'epoca giurisprudenza il tribunale sarà Santa Maria. Un tribunale, un giudice di pace, nella realtà aversana significa una cosa importante, significa punto di riferimento per la legalità legato a tutto il territorio dell'Agro Aversano e non solo, a tutta la regione Campania, per quanto mi riguarda a tutta la nazione. Allora noi non possiamo sottendere che su questo territorio c'è questa struttura, non possiamo non impegnarci a che questa struttura cresca nella giusta dimensione ma con gli adeguati servizi. Per quanto riguarda il giudice di pace, bene, vive una situazione di disagio notevolissimo, basta uscire fuori per capire in che modo e in che degrado si vive. È ovvio che noi ci auspichiamo e il nostro impegno come amministrazione è quello di dare un contributo forte a che questa istituzione cresca nella giusta dimensione con tutti gli adeguati servizi. Noi dobbiamo mettere la magistratura, il tribunale, il giudice di pace nelle condizioni di svolgere un lavoro in condizioni ottimali. Quindi è questo il nostro impegno che praticamente sin da ora prendiamo nei confronti degli avvocati, dei magistrati, dei giudici, di tutto quello che è l'istituzione giuridica presente sul nostro territorio. È una cosa estremamente positiva per la città, che è un'occasione di sviluppo da tutti i punti di vista. Però la mia critica è la seguente. Io credo che la politica aversana negli ultimi 30 anni abbia fatto un errore forse legato proprio alla natura, direi quasi un po' masochista, no? di questo nostro modo di amministrare la città, nel senso che anche le occasioni di sviluppo diventano poi dei problemi per la città, e questo sta avvenendo per il tribunale, secondo me, perché si fa sempre il solito errore, che è quello di non far nascere delle infrastrutture che possono fare da servizio, possono dare un servizio al tribunale, per cui oggi il tribunale di Aversa, uno dei più importanti d'Italia, è nelle condizioni che sono sotto gli occhi di tutti proprio per la mancanza di infrastrutture. È stato probabilmente un successo di chi è riuscito ad individuare la nostra città così importante, però è stata una scelta probabilmente affrettata, e si sarebbero dovuti creare prima servizi, parcheggi, sedi anche come aule più idonee e infrastrutture adeguate a non costringere tutti i livelli, che non sono solo i giudici e gli avvocati, ma anche tutti i soggetti che si recano quindi anche in tribunale per ricercare la giustizia sia in sede civile che in sede penale, a una battaglia in tutto il campo parcheggio, alla difficile individuazione perfino delle aule del tribunale, le cancellerie. Io faccio più esperienza nel settore penale, dove si svolge teoricamente un ruolo più delicato, non sono aperte tutti i giorni, in alcuni giorni della settimana addirittura le cancellerie non funzionano per mancanza di strutture, di mezzi e di personale. Quindi è una grossa opportunità, un vanto per la nostra città, che potremmo dire, si è soliti dire, soprattutto in campagna elettorale, che è la seconda città più importante della provincia di Caserta. Con la collaborazione del tribunale probabilmente è diventata la prima, e si crea un ponte tra, come è sempre stato, tra le province di Napoli e Caserta. Credo che attualmente Aversa rivesta con orgoglio e con responsabilità il ruolo di prima città della provincia di Caserta. Io da sindaco andrò al ministero e pretenderò che quelle mura orribili di via Saporito vengano buttate a terra per fare un parcheggio al servizio del tribunale. Questo significa creare un servizio. E poi ritornerò su alcuni punti importanti. La metropolitana. Era previsto un protocollo d'intesa tra la Regione Campania, il Comune di Aversa e la Metro Campania per un'area parcheggio a ridosso dell'uscita della metropolitana. Io sono pronto oggi davanti a voi a sottoscrivere
un impegno che chiunque sarà il sindaco, anche se sono convinto che sarò io, a sottoscrivere un impegno che quell'area di via Cuba Scoppa venga adibita a parcheggio. Chi è pronto a sottoscriverlo? Io lo farò, altrimenti io non farò neanche l'apparentamento con chi non mi sottoscriverà l'impegno, perché io sono un uomo libero, libero dalle lobby, libero da qualsiasi forzatura e pressione di altre forze non politiche.